Sai che ci sono delle aree del cervello che sono libere dalla tua storia, ma lo sono sempre state, lo saranno sempre, mentre ci sono quelle che sono paralizzate, ingessate, intrappate. Come si chiama? Ti ricordi che tu lavori con i ragazzini anche con handicap? Esistono ancora le docce? Sì. Sono indocciate dalla storia che uno ha. Forse questo non vi è noto. Allora, ci sono delle aree del cervello che sono libere dalle memorie dell'inconscio, libere. E quindi si tratta di spostare da una parte all'altra l'attenzione. Come si fa ad accedere alle aree completamente libere dalle memorie inconsce? Vivendo totalmente nel qui ed ora, totali. Cosa che non facciamo quasi mai. Totalmente nel qui ed ora vuol dire che non siamo preda di quelle memorie. E come si fa ad accedere al qui ed ora? Allora adesso vi racconto una storia. C'era un allievo che andò dal maestro e dice: sono 7 anni che ti seguo, vorrei trovare una via più rapida. Ma questo non era Buddha, era un altro. Il Buddha alla stessa domanda rispose in questo modo: una via rapida c'è, 3 giorni in cui porti attenzione al tuo respiro, ad ogni tuo respiro, e sei fuori da tutto. Ma quest'altro maestro era successivo. E era un tipo che da piccolo aveva fatto il falegname, quindi non era tanto propenso a parlare, ma ad agire. Quindi si alzò, siccome l'altro aveva i capelli lunghi, gli afferrò i capelli e siccome c'era una vasca, prese la testa, gliela infilò dentro la vasca e ce la tenne giù. Quell'altro non riusciva a tirarsi fuori. Quando stava per morire, lo liberò e lo lasciò uscire. E poi gli chiese: che cosa desideravi di più al mondo quando stavi per soffocare? Di prendere aria. Ok. Quando desiderai cambiare la tua vita, come quel momento desideravi cambiare aria, ciò accadrà in un istante. Gli esseri umani riescono a fare questo di solito solo di fronte a cose tipo queste qui. Ci sono altre strade? Ok, ci sono altre strade? Penso di sì.